Buongiorno genitori, sono Mary, educatrice dell'asilo nido Claudio Domino. Oggi vi propongo un'attività pensata insieme alle mie colleghe Gabriella Bina e Rosalba. Con le mani nella terra, gioco, osservo e scopro. Per Maria Montessori, il contatto del bambino con la natura e con gli elementi naturali è indispensabile per una sua crescita armonica e sana. La natura offre ai bambini un immenso patrimonio di materiali naturali, ricchi di stimoli e di apprendimento. La terra ne è un esempio. La terra è un materiale umile e semplice, manipolata e capace di generare meraviglia e curiosità, e permette al bambino, esplorandola, di scoprire, creare e modellare attraverso le mani. Favorisce lo sviluppo della motricità fine, la coordinazione oculomanuale e una serie di esperienze multisensoriali legate al tatto, l'udito, l'olfatto e la vista. Al nido i bambini fanno spesso di queste esperienze con la terra. Anche noi possiamo allestire un piccolo spazio, come io ho fatto, e dove il bambino può fare delle esperienze con la terra giocando. L'importante è predisporre il materiale in maniera tale che il bambino possa fare queste sue esperienze senza l'aiuto dell'adulto e quindi fare queste serie di esperienze in assoluta autonomia. Con le mani nella terra, i bambini scoprono le diverse consistenze della terra. La terra asciutta è soffice e leggera. Se noi la lasciamo scorrere tra le mani, possiamo renderci conto che è costituita da diversi materiali naturali. Per esempio, possiamo trovare delle radici, possiamo trovare dei legnetti, delle pietruzze, delle foglie secche o anche dei fiorellini secchi. Possiamo osservarne il colore, possiamo sentirne anche l'odore. Possiamo anche ascoltarla se noi mentre la travasiamo in alcuni contenitori usando delle piccole palettine. Questo gioco dei travasi diciamo che stimola moltissimo la concentrazione del bambino. Il bambino, toccando la terra bagnata, scopre che ha una consistenza diversa, un colore diverso, un odore diverso, è appiccicosa, sporca le mani, possiamo pasticciarla e possiamo anche modellarla. Questa attività permette al bambino di superare la paura e il timore di sporcarsi. Con le mani sporche di terra possiamo anche lasciare delle tracce su di un foglio bianco. Il bambino potrà anche realizzare con un piccolo contenitore, l'aiuto di una palettina e un piccolo contenitore, una piantina. Spetterà a noi genitori, a voi genitori, a noi educatori, far capire al bambino che come lui ha bisogno delle nostre cure, delle nostre attenzioni per crescere, anche la piantina è un essere vivente e ha bisogno di cure, di nutrimento e di amore per crescere. Quindi stimolando nel bambino il sentimento del prendersi cura. Adesso la mia attività è finita, spero che vi siano state utili questi miei suggerimenti, vi saluto, arrivederci, a presto.